Allora, male. Che faccio da dai, pensi? Bene. Allora, colpo di scena, uno spettacolo che si già dal titolo promette essere veramente tutto tranne che il classico spettacolo di teatro di prosa che ci possiamo aspettare. Il pubblico sarà spesso e volentieri colpito in prima persona e specialmente si parla però allo stesso tempo di un tema non leggerissimo, anzi tutt'altro. I temi sono importanti, quelli messi in gioco, eppure l'ironia non mancherà, quindi è una regia un po' particolare per un testo che vuole essere tra l'altro un poliziesco a teatro, cosa che siamo più abituati a vedere, ahimè, però siamo più abituati a vedere al cinema o a teatro, al cinema o in televisione e poco a teatro. Ma direi soprattutto in televisione, cioè questo filone infinito di polizieschi, di commissari, di Gomorra anche, insomma, di questa serie un po' dura in cui si fa sul serio, insomma si è abbastanza violenti, c'è un linguaggio molto particolare, molto duro, c'è poco da ridere probabilmente in queste serie. Qui si fa sul serio, chiedo scusa per il bisticcio, però perché gli ingredienti sono sicuramente seri e originali, però c'è tanta ironia, c'è tanto sarcasmo, quindi ci sono risate anche se l'argomento è veramente serio, la violenza sulle donne, quindi la criminalità, la recidività, e in particolare un articolo magari del codice che poi andremo ad esaminare. Quindi già un motivo per venire e di vedere qualcosa a teatro che in televisione e al cinema si fa in maniera molto più seria e molto più dura. Qua si ride tanto, ma si fa sul serio. E a questo punto allora colgo la palla al balzo perché è stato citato Gomorra e in questo caso gli eroi sono i buoni. Cosa che invece ultimamente in televisione non è così dato per scontato. Molte serie hanno appunto Gomorra, i protagonisti diventano quasi gli eroi, sono i cattivi. Penso a Netflix, un sacco di serie ormai hanno come protagonisti persone che sono celebri per essere dei criminali. Invece qua tutto si fonda sul fatto che la persona è buono, è veramente buono, vuole rispettare la legge e intorno ha comunque una squadra ad aiutarlo a fare tutto questo. Beh, sicuramente, insomma, qua c'è una... C'è nel nostro spettacolo c'è sicuramente un cattivo, come l'ha definito, un criminale, anche se in questo momento non c'è, infatti è talmente criminale e cattivo. Ha fatto in modo anche di essere nati tanti. Vabbè, siamo abituati, non è un problema. Non è un problema. Comunque, per quanto dice della regia che per lasciare spazio agli altri, dice dal fondo. No, non è così. Allora, diciamo che è sicuramente come dici tu, insomma, i buoni sono tutti da una parte, c'è. Insomma, la cattiveria dall'altra, insomma, è un po' la tradizione, ecco, noi seguiamo più o meno la tradizione, però lo spettacolo è molto più complesso. Qui abbiamo tutto un gruppo di poliziotti, qui, esatto. In questa zona qui, abbiamo gli ispettori di polizia, abbiamo un agente di polizia, Peppe Miale, Roberta Giosuè, Matteo Tugnoli, poi abbiamo da quest'altra parte Giordano Bassetti, che è l'altro ispettore di polizia, e qua c'è la sovrintendente Monica Assante di Tatissi, io sono il vicequestore Edoardo Piscitelli, poi abbiamo mio padre, affetto da Alzheimer, dolore, poi vedremo se nella vita anche così, la sua badante rumena che è qui, che ci parlerà di parecchie cose, poi dopo Elvira Zingoni, e poi abbiamo Fiorella Giullo che è la vittima designata del violentatore seriale, ecco, detto un po' come se fosse un fumetto, ma lo spettacolo è sicuramente molto più animato, molto più umano e sensibile, diciamo così. Quindi c'è anche dietro le quinte della figura principale, come appunto ho appena citato, cioè la figura del padre e la figura della badante, che quindi anche lì è un aspetto che si dice tanto, si sente parlare di queste figure anche nelle vita normale, quindi c'è anche questo aspetto molto, molto terreno, cioè lo spettacolo non parla di grandi rivoluzioni lontane dal pubblico, ma il pubblico si può veramente medesimare nella storia e in tutto quello che avviene, perché si parla poi di fatti che purtroppo e dal suo punto di vista sì, proprio concreti. In tutti i personaggi della storia penso si possa medesimare il pubblico, certo. Sì, sia nel carnefice che nella vittima, che in una badante che sì. È molto umana ed un papà sì. Che hanno un segreto probabilmente, no? Diciamo così, c'è qualcosa di molto, ma in tutti noi c'è qualcosa, cioè nei rapporti di questo spettacolo sono misteriosi, ognuno sembra colpevole di qualcosa, sì, c'è un ognuno giallo. Sembra avere uno scheletro nell'armadio, sì. C'è qualcosa che non quadra dall'inizio, quindi un motivo per cui io debba invitare e posso invitare i giovani che ci seguono è sicuramente quello di essere uno spettacolo molto fresco, molto giovane e molto vicino a qualcosa che vedete magari in TV, al cinema,
qualcuno poco mi ha detto: ma quando esce questo film di cui abbiamo visto il manifesto? Quindi c'è questo equivoco clamoroso, perché il manifesto è tendenzialmente cinematografico, e quindi ci sono dei temi molto molto attuali. Ho visto già molti giovani in platea e inviterei, anche perché qui fanno dei prezzi molto 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 buoni, beh, diciamo così, per i giovani. Pensate che uno studente può entrare a vedere il nostro spettacolo e solo 17,50 euro. Questa pubblicità la faccio perché amo i giovani e vorrei tanto che venissero al teatro, e la mia drammaturgia credo che sia molto vicina ai giovani, non solo per i temi che trattiamo, ma proprio per la vivacità dello spettacolo. I classici andate a vedere da un'altra parte, quando vedete qualcosa di freschezza. Vorrei che parlassero un po' gli attori ora, i miei uomini, i miei paladini. Prego, prego, a voi la parola, veramente, sono perfetto, a voi la parola. No, vabbè, io mi aggancio a quello che ha detto Carlo, cioè venite a vedere questo spettacolo perché tutti i personaggi sono connotati da un'umanità molto, molto pronunciata, nella quale ci si può riconoscere. Alla fine poi i giovani quello cercano, un po' tutti gli spettatori quello cercano, però qui la si ritrova in maniera particolare, vincono i rapporti, vince la storia, ma ogni singolo personaggio poi ha qualcosa da raccontare in cui potersi riconoscere, in ognuno di noi, credo assolutamente. E anche perché... tranne che nel nostro... Ah, perché è malato, non è giovane! Non è giovane, né è malato. Beh, lo spettacolo si è dinamico, divertente. Invitaci, perché dovrebbero venire? Lui vuole parlare. Perché dovrebbero venire? Io suggerisco. Principalmente perché ci sono delle cose... anche da un punto di vista umano che sono molto coinvolgenti, ci sono dei tratti di poesia, i giovani, insomma, la poesia è un po' il tratto più giovanile che si può riconoscere nella poesia. Qua ci stanno dei tratti di grande poesia. C'è stato un momento in cui si presenta al commissariato una signora che non riesce a pagare la bolletta perché sono stati arrestati i figli dal commissario, dal vicequestore, e il vicequestore si fa interprete umanamente di questa difficoltà. Ecco, a me sembra quello il tratto più significativo, quello che in maniera più evidente racconta la bellezza di questo spettacolo, è l'umanità, la grande umanità. C'è questo tratto qui, e io penso che i giovani queste cose le capiscono benissimo, quindi insomma sarebbero molto contenti. E poi sarebbero contenti anche perché colpo di scena non tradisce, ci sono colpi di scena nel finale, l'ho detto in un'intervista, ricordate quei film degli anni 70 in cui si vietava di entrare in sala negli ultimi 20 minuti, perché così era negli anni 70-80, certo. Noi vedevamo i film dalla fine, diceva da quando è cominciato, mancano 20 minuti alla fine, vabbè ok entro, entravamo, vedevamo il finale, poi ci rivedevamo il film dall'inizio, poi forse lo rivedevamo di nuovo, tutto un casino, per cui ora nel teatro, se ci fosse questo problema, sarebbe scritto: negli ultimi 20 minuti è vietato l'ingresso in sala, perché succede di tutto negli ultimi 20 minuti. E quindi il titolo non tradisce. Non tradisce. Tanti direi che questo è il miglior modo di concludere, certo. Questa cioè perfetto, è una chiusa anche radiofonicamente perfetta. Vuoi salutare il Romeno, i nostri amici di Facebook? E come si dice il Romeno? Poliradio, salutiamo Poliradio. Poliradio. No dai, no. E niente, praticamente lei parla Romeno solo in palcoscenico. Si concede solo nella vita, non parlo. Comunque vi aspettiamo, venite, cercate di venire numerosi, perché andrete via super soddisfatti, divertiti, è uno spettacolo dove c'è tanto, veramente ci sono tante tematiche, in più vedrete in un commissariato anche le dinamiche che avvengono su un posto di lavoro, come poi avvengono pure in altri posti di lavoro, cioè siamo tutti persone con la loro storia, con i loro difetti, con la loro simpatia, quindi venite, vi aspettiamo. È bello lo spettacolo, sta avendo un grandissimo successo. Abbiamo cominciato ieri, diciamo che non lo sappiamo ancora, io vado sempre con i piedi per terra. Non sapevamo ieri che sono 30 metri che però sai, un po' danno questa impressione. Diamo l'impressione, voglio dire, ogni città ha la sua storia, questo è un teatro, è un tempio, diciamo così, del teatro, dove approdano compagnie importantissime, che quindi praticamente hanno una storia. Io approdo per la prima volta come autore.
e come regista, quindi per me è un'emozione particolare e niente, sono tutti emozionati, siamo emozionati, ma sappiamo quello che dobbiamo fare in scena, quindi ogni sera la facciamo in maniera, se venite poi in particolare voi giovani, ve la facciamo apposta per voi. Sì. Colpi di pistola, effetti speciali, di tutto e di più. Di tutto e di più. Vogliamo salutare gli Comeno, gli amici di... Ancora! Ciao,